È stata abbastanza angosciante, diciamo, la prima fase. Poi, nei giorni immediatamente successivi, c'è stata soprattutto l'esigenza di riprendere e ripartire proprio con l'università e con le sue attività. Oltre 1500 studenti sono rimasti senza casa, quindi si sono organizzati trasporti di pullman per portarli avanti e indietro ad assistere alle lezioni. Si sono organizzate anche lezioni a distanza. Già dopo 15 giorni abbiamo laureato i primi studenti. Tra l'altro, io in quel periodo ero direttrice del Museo Scientifico dell'Università, il quale ugualmente è stato terremotato, e quindi ci siamo dovuti inventare un percorso anche lì. E nel giro di pochi mesi è nato l'Unicam Science Bus, cioè il museo scientifico ambulante, grazie a tanta solidarietà che è venuta da altri musei e altre strutture italiane, in particolare dall'Orto Botanico di Padova. Siamo riusciti a ripartire con una serie di attività itineranti. Non dobbiamo mai dimenticare che ognuno di noi, in momenti particolari, tragedie così grandi e importanti, può essere anche lui protezione civile. Abbiamo visto che, insomma, l'Italia è una nazione dove purtroppo queste calamità succedono sempre più spesso, e quindi organizzarsi mentalmente a poter essere comunque d'aiuto, anche senza divisa, non è necessario. In salute mentale si parla molto di empowerment, che sarebbe questo potere personale, no? Questo potere di andare avanti, di superare le difficoltà, eccetera. E invece coniare empowerment di comunità, potere della comunità di superare una difficoltà, di rialzarsi da un inciampo, quindi empowerment di comunità potrebbe essere qualcosa che racchiude tutto questo. In sostanza occorre ripensare l'emergenza, ripensare come affrontarla collettivamente, una sorta di protezione civile estesa dove ogni cittadino diventa parte attiva della protezione civile. Valorizzare le risorse presenti sul territorio ci consentirebbe di vincere più rapidamente una scommessa che purtroppo siamo chiamati a giocare improvvisamente senza che nessuno abbia chiamata.